Buongiorno a tutti, dunque, seconda parte della lettura del commento di Rosso Malpelo, questa novella di Giovanni Verga tratta da Vita dei Campi. La stiamo leggendo sul nostro libro da pagina 188, adesso siamo arrivati a pagina 192. Mi scuso anche perché ho notato che la prima parte di questa video lezione si è bruscamente interrotta, ovviamente per volontà non mia, comunque mancava pochissimo. E riprendiamo adesso, insomma, da quell'interruzione un po' brusca, diciamo più o meno dalla riga 188. Siamo durante una delle lunghe riflessioni che il narratore corale riporta, una riflessione di Malpelo, riportata, una riflessione riportata come sempre attraverso il discorso indiretto libero, no? Questa tecnica narrativa di cui Verga si avvale proprio per cercare di restare totalmente impersonale, no? Nella narrazione. Soprattutto in questa seconda parte della novella, che inizia, sì, più o meno da qui possiamo dire, perché grosso modo è una bipartizione di uguali dimensioni. La novella sul nostro libro misura circa 400 righe, qui siamo intorno a riga 200. Ecco, nella seconda parte della novella noteremo come vengono riportate tante riflessioni di Rosso o attraverso il discorso in diretto libro, altre volte invece attraverso dei dialoghi con il suo amico Ranocchio, no? Che abbiamo già incontrato, insomma, quindi nella precedente video lezione, in particolar modo era stato presentato dal narratore alla riga 115, no? Questo Ranocchio. Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, egli si intende Rosso, e lavorare cantando sui ponti in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena. O il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, con la pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna. O meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo al verde, sotto i folti carrubi, che è un tipo di vegetazione sempreverde, e il mare turchino, là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, in quel mestiere era nato lui. In questa riflessione, che è quasi un sogno di Rosso Malpelo, notiamo una netta e rigida contrapposizione tra il mondo della miniera, il mondo in cui Malpelo è nato, è vissuto e vedremo è destinato a morire, che è una contrapposizione anche cromatica, tra questo mondo della miniera e il mondo esterno, il mondo che è anche al di sopra della miniera. È una contrapposizione anche cromatica perché laddove la miniera è un mondo buio, è il mondo dei morti per Malpelo perché è dove è morto suo padre, no? L'abbiamo visto nella prima parte del racconto. Al di sopra della miniera, Rosso Malpelo sogna quel mondo che vedeva praticamente una volta a settimana, no? Il sabato, quando terminava la settimana di lavoro. E in questo mondo, sopra la cava, soprattutto prevalgono i colori, l'azzurro del cielo, il blu turchino del mare, il verde, anche dei carrubi, un mondo colorato, mentre il mondo della miniera è il mondo, del buio pesto, del nero. Ma ecco una cosa che si può notare: l'azzurro in particolar modo, possiamo considerarlo l'azzurro del cielo e del mare, il simbolo del desiderio da parte di Rosso di una vita diversa, ma che è soltanto un breve sogno, che si chiude nell'arco di poche righe, perché alla fine di questo sogno ad occhi aperti, il narratore, attraverso il solito discorso in diretto libro, ci dice che Malpelo, terminato questo sogno, poi tornava sempre alla stessa conclusione: quello di minatore era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. Che è anche una considerazione di mobilismo sociale, evidentemente una considerazione che il narratore popolare, corale, condivide, ma questa considerazione la condivide in realtà anche il Verga autore, che mi sembra l'abbiamo detto quando abbiamo introdotto un po' questo autore, insomma, Verga fu un conservatore, cioè lui si era formato in ambienti risorgimentali. Ma poi, con l'età matura più avanzata, anche entrando in contatto proprio con il mondo intellettuale milanese, si era convinto di ideali conservatori e si era convinto del fatto che quando le persone cercano di cambiare status sociale,
falliscono sempre, vanno incontro sempre al fallimento. E quindi questo immobilismo sociale che viene riassunto in questa considerazione che troviamo di 194-195, appunto, è una convinzione che il narratore popolare fa proprio, ma fa proprio anche il Verga autore. Tra generazione e generazione non c'è e non ci deve essere possibilità di cambiamento. Perché appunto chi cerca di cambiare la propria condizione sociale, e alla fine dell'Ottocento ecco Verga a Milano, questo scenario aveva assistito sicuramente a queste dinamiche sociali nuove rispetto al passato, secondo Verga ecco chi cercava la scalata sociale poi puntualmente falliva. E pensando a tutto ciò, narrava Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare con la pipa in bocca e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Egli pensava che era stato sempre là da bambino e aveva sempre visto quel buco nero che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Ecco, era molto evidente qui la descrizione di questo mondo infero, un mondo dei morti, che è il mondo della miniera, è molto evidente anche qui il desiderio di Malpelo di ricongiungersi al padre morto attraverso, no, questo ricordo. Vedremo infatti che il destino di Rosso è proprio un destino di morte nella miniera, proprio nell'espressione quasi di un desiderio inconscio di ricongiungersi al padre morto e il cui cadavere non era mai stato trovato. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra e descriveva come l'intricato labirinto delle gallerie si stendesse sotto le orbite dell'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre ariarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo per il quale sono entrati, e senza poter udire le strilli disperate di figli, i quali li cercano inutilmente. La sciara, troverete anche in nota, è un deposito di detriti vulcanici, molto comune ovviamente nelle zone siciliane vicine al vulcano Etna. Un esempio di sciara è proprio la piana di Catania, dove c'erano queste miniere di rena, di sabbia, che veniva utilizzata chiaramente a scopi edilizi, e quindi siamo proprio, questa è l'ambientazione ovviamente della novella, no? L'ambientazione geografica. Che attenzione però anche un paesaggio simbolico. Abbiamo detto il mondo della miniera, il mondo dei morti, il mondo buio. La sciara, cioè il paesaggio all'interno del quale si incuneano queste miniere, è un paesaggio spettrale. Infatti viene descritta come nera, ancora il colore nero, desolata, paesaggio spettrale, perché è il paesaggio ricoperto, no, dalla lava solidificata, e dove ancora non c'è ancora nessun tipo di vegetazione, quindi è un paesaggio lunare, spettrale, privo di vita e di vegetazione, ed è sicuramente lo spazio più adeguato per Rosso, in cui Rosso si trova più a suo agio, rispetto al mondo che sogna, il mondo al di fuori della sciara, al di fuori della miniera, che invece è il mondo colorato, ma che appunto abbiamo visto prima, è un breve sogno che si chiude nell'arco di poche righe. Perché lui era nato minatore, suo padre era minatore e quindi avrebbe lui dovuto seguire le stesse orme di quel padre a cui tra l'altro era molto affezionato, no? L'avevamo visto nella prima parte della novella, e anche la morte, no? Che l'aveva sconvolto. Perché di fatto Malpelo aveva assistito alla morte del padre, schiacciato e travolto, no? Dai detriti di rena mentre lavorava, cercando di aprire un nuovo cunicolo all'interno della miniera, un lavoro molto, molto pericoloso, molto rischioso. Ma una volta in cui, riempiendo i corbelli, si rinvenne una delle scarpe di Mastro Misciu, egli fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta con le funi, proprio come un asino che stesse per dare dei calci al vento. A un certo punto, nei lavori, sempre nella miniera, viene ritrovata una scarpa di Mastro Misciu, quindi ovviamente trauma nel trauma per Malpelo, che desidererebbe almeno vedere il corpo, no, del padre, si trova solo una scarpa. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di Mastro Misciu. Si
sebbene i pratici affermarono che quello doveva essere il luogo preciso dove Pilato gli si era rovesciato addosso. E qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il bestia, ricordiamoci il soprannome di Mastro Misciu, il padre di Rosso Malpelo, perché era un uomo sempre incline a lavorare, come un animale da soma, aveva sbatacchiato il bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. E quindi ecco, notiamo sempre poi il mondo sociale, no, di questa miniera, un mondo spietato, dove gli altri lavoratori, senza pietà, appunto, quasi sadicamente, parlano del povero destino del padre di Rosso Malpelo in presenza del ragazzino, dicendo ecco che la rena è proprio capricciosa perché non ha avuto remore nello sbattere le scarpe da una parte e dall'altra, no? Cioè a dire che probabilmente il povero bestia, cioè appunto Mastro Misciu, era stato non solo travolto, ma letteralmente maciullato, no? Dalle pietre che gli erano cadute addosso. Da che fu poi trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più dargli un colpo di zappa. Gliela dessero lui sul capo la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria e non volle più tornare da quelle parti. Reazione assolutamente normale, no? Per un bambino, appunto, un ragazzino che aveva visto morire il padre, il corpo non si è più trovato. Il terrore di Malpelo è che lo potesse trovare lui stesso, magari con un colpo di zappa pure involontariamente infierire sul cadavere del padre. E quindi decide di andare a lavorare altrove. 2 o 3 giorni dopo scopersero infatti il cadavere di Mastro Misciu, coi calzoni indosso e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Quindi dopo tanti giorni viene ritrovato il cadavere con i calzoni. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso. E l'aveva sepolto vivo. Si poteva persino vedere tuttora che Mastro Bestia aveva tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena e aveva le mani lacerate e le unghie rotte. La fine del sorcio, ecco, se ci ricordiamo così, era stata etichettata in modo così spietato e crudele la morte di questo personaggio, del padre di Rosso Malpelo, dai lavoranti della cava. E in effetti così, così veramente però era stato, no? Proprio come un povero topo intrappolato, era morto praticamente sepolto vivo, Mastro Bestia, cioè Mastro Misciu. L'indizio è dovuto alle mani e alle unghie rotte, con cui evidentemente questo persona aveva cercato, no, di scavare ancora nell'arena, perché in effetti poi non era stato, era stato travolto, ma non era morto sul colpo, no, evidentemente era rimasto seppellito sotto i sassi per un po', chissà per quanto. Aveva provato a uscirne con le mani, impresa impossibile, ovviamente. Proprio come suo figlio Malpelo, ripeteva lo sciancato, egli scavava di qua mentre suo figlio scavava di là. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. Il carrettiere si portò via il cadavere di Mastro Misciu, al modo stesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, che stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno e di carne battezzata. Come dicevamo, ecco, sì, questa, sempre questi operai della miniera non dimostrano alcuna pietà, sono mossi soltanto dalla logica del profitto. Quindi il cadavere di un uomo non serve più a niente, viene buttato su un carro insieme agli asini morti di fatica o di stenti, anche se stavolta, ecco, oltre al lezzo del carcame, cioè oltre al fetore delle carogne degli asini, c'era anche il fetore della carogna di un essere umano, di un compagno di carne battezzata. Qui quasi l'ironia, no? Di Verga, che sottolinea che il fatto che anche se era un uomo, un essere umano battezzato, era stato sbattuto comunque sul carro degli asini, perché appunto la mentalità che muove i lavoranti di questa cava è una mentalità portata unicamente al profitto, e quindi quando il cadavere non serve più a niente, quindi è una mentalità anche molto materialistica, no? Malgrado l'ipocrisia di una società che ovviamente, come quella siciliana del fine 800, era una società ancora permeata, almeno superficialmente, di religiosità. Ma questi lavoranti della cava non si fanno scrupoli, appunto, a sbattere il corpo di un povero uomo insieme in mezzo agli asini. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, la vedova ovviamente la moglie di Mastro Misciu e la madre di Rosso Malpelo, e le adattò Malpelo, il quale così fu vestito quasi nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando egli fosse cresciuto, giacché a rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto.
Come abbiamo notato, ecco, i personaggi spietati non sono solo i lavoranti della cava, gli oppressori di Malpelo sono anche i suoi stessi familiari. Solo il padre, no, aveva mostrato un sincero affetto per lui, la madre, assolutamente spietata, così come la sorella e, a maggior ragione, il fidanzato della sorella, che rifiuta le scarpe del morto, cioè di quello che era stato il suo suocero, anche se forse si intuisce erano scarpe che gli andavano pure bene, ma lui non le vuole. Invece Malpelo indossa, vedremo anche con un certo orgoglio, i calzoni e la camicia del padre. Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi. Gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. E qui notiamo uno scorcio quasi idillico, no? Nel senso, siamo davanti a un momento di profonda intimità affettiva di Malpelo con il padre, quindi con il ricordo, no, del padre, che ovviamente ormai era morto. Indossando quei calzoni, Malpelo sente ancora l'affetto del padre, perché in effetti Malpelo è ben diverso, quindi, no? E anche da queste annotazioni lo capiamo benissimo, è ben diverso da come viene descritto dal narratore popolare, che è mosso unicamente dai valori economici. Malpelo è l'unico personaggio, forse insieme a Ranocchio, in tutta questa storia, che è ancora capace di affetti autentici e disinteressati, anche se spesso sono affetti, come quelli nei confronti di Ranocchio, espressi in modi ritrosi e selvatici. Malpelo, in tutta questa storia, è l'unico personaggio capace di gesti generosi, in qualche modo di desideri spirituali, no? Essere ancora accarezzato dalle mani di suo padre. E proprio questo lo rende, possiamo dire, un escluso, no? Un diverso, appunto, nello scenario, della cava, di Rena, in cui, tutti gli altri personaggi invece sono mossi unicamente dalla logica del profitto. È proprio questo contrasto, tra Malpelo, che alla fine si rivela essere generoso, poi sensibile, vedremo anche non solo in questo passo, ma anche verso la fine della storia, molto sensibile nei confronti dell'amico Ranocchio. In questo contrasto tra la generosità, la sensibilità di Malpelo e l'insensibilità del narratore popolare, è da questo contrasto che si genera, no, lo straniamento e il fatto che il narratore popolare parli puntualmente male di Malpelo, perché il narratore popolare e Malpelo sono proprio su due piani completamente diversi. Le scarpe poi le teneva appese a un chiodo sul saccone, quasi fossero state le pantofole del Papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava, poi le metteva per terra l'una accanto all'altra e stava a guardarle coi gomiti sui ginocchi e il mento nelle palme per delle ore intere, rimuginando chissà quali idee in quel cervellaccio. Ancora il narratore popolare dimostra una totale insensibilità, cioè sembra non comprendere la ragione per cui Malpelo sta lì, no, la domenica, nell'unico giorno di riposo, a guardare quelle scarpe, a prendersene cura. Non capisce che questo diventa un gesto affettuoso di Malpelo nei confronti del ricordo del padre, ma il narratore popolare non comprende l'empatia, non comprende appunto la sensibilità affettiva, in quanto esprime una mentalità che invece appunto votata unicamente al profitto, al materialismo. E quindi chissà quale idea aveva in quel cervellaccio Malpelo, chissà perché faceva così. Ecco lo straniamento, il lettore, così come anche l'autore Verga, sanno benissimo spiegarsi, no, la ragione di questi gesti di Malpelo. Lo straniamento deriva proprio dal fatto che invece il narratore presenta questi gesti come strani, come incomprensibili. E il lettore resta ovviamente spiazzato, no, da queste considerazioni del narratore popolare. Proseguiamo col racconto. Egli possedeva delle idee strane, Malpelo. Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua. E quando gli avevano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti
nel manico con le sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci lucenti di quelli, se ci avesse lavorato 100 e poi 100 anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio, e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. Attenzione che in queste righe, aperte dall'espressione ei possedeva delle idee strane ma al pelo, siamo davanti ancora una volta, anche qui, a un effetto di straniamento per il lettore. Un effetto di straniamento perché l'attaccamento di Rosso per gli oggetti del padre, ecco i calzoni, le scarpe che erano state ritrovate nella cava di Reina dopo diversi giorni dalla morte, questo attaccamento di Rosso è presentato dal narratore come strane e incomprensibili, usa proprio no, l'aggettivo strane, aveva delle idee strane Malpelo, che era così affezionato a questi oggetti, che tra l'altro non gli andavano neppure bene, ad esempio le scarpe, no? Il lettore, invece, ecco lo straniamento, il lettore invece capisce bene le ragioni del comportamento di Rosso. Mentre il narratore corale, popolare, muovendosi all'interno di una concezione del mondo rigida, rozza, materialista, votata alla logica del profitto, ne dà un'immagine completamente stravolta e deformata. Quindi anche questo è un passo in cui è evidente, molto evidente, lo straniamento, questa tecnica narrativa tipica di Rosso Malpelo, ma in realtà anche dei Malavoglia, quindi tipica della narrazione verista di Verga, insieme alla regressione e all'impersonalità. La regressione, ricordiamoci, significa, poi si collega allo straniamento, quando il narratore regredisce anche a livello proprio di parlato, quindi a livello di forme grammaticali utilizzate, regredisce al livello dei personaggi di cui tratta. Allora, a livello culturale. In quel tempo era crepato di stenti di vecchiaia l'asino grigio. Ricordiamoci un asino, l'abbiamo visto un po' nella prima parte, quindi se non vi ricordate andate a vedere la prima parte della storia. C'era questo asino soprannominato Grigio, un po' come Malpelo soprannominato Rosso. Infatti, nella scena precedente, che appunto abbiamo commentato nella prima parte della storia, avevamo notato una affinità tra l'asino e Rosso Malpelo. Il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. Così si fa, brontolava Malpelo, gli arnesi che non servono più si buttano lontano. Le poche volte che Malpelo prende la parola, esprime sempre, ripeto anche qui, andate a vedervi la prima parte, esprime sempre una filosofia che per quanto grezza ha una sua organicità. È una filosofia, potremmo dire, ultramaterialista, ultradarwinista. Malpelo ha assimilato, ha fatto propri gli insegnamenti, diciamo, dei suoi colleghi e quindi arriva all'idea per cui, appunto, quando gli arnesi, gli oggetti non servono più, e gli animali, ovviamente, in questa concezione non sono nient'altro che oggetti di lavoro, è giusto che si buttino lontano. Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe potuto andarci. E Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi, cioè bisogna abituarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta, e stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. Attenzione che questa è una scena molto importante, vedremo, perché è una scena in cui Malpelo dà una lezione di vita al suo amico Ranocchio davanti alla carcassa di questo asino grigio che i due avevano, diciamo, conosciuto, perché nella prima parte della storia questo asino era ancora in vita, anche se, poveraccio, picchiato dallo stesso Malpelo mentre saliva lungo la miniera, picchiato a colpi di bastonate. E adesso questo asino è morto, la carcassa è stata buttata molto lontano dal luogo di lavoro, ma Malpelo porta il suo amico Ranocchio a vedere questo cadavere, questa carcassa, per appunto impartire una lezione di vita. E quindi ancora una volta emergerà qui in modo sempre più chiaro la filosofia di Rosso. Allora, i cani scappavano guendo, come comprendono i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi di rimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. Vedi quella cagna nera, gli diceva, che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più.
L'asino grigio se ne stava tranquillo, con le quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a mutargli le occhiaie profonde e a spolpargli le ossa bianche. I denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena badilate. Qui un eufemismo per dire che, come quando era ancora in vita, gli operai della cava lo bastonavano a badilate. Per mettergli in corpo un po' di vigore nel salire la ripida di Uzi, un gesto che appunto nella prima parte della storia lo stesso Rosso aveva perpetrato nei confronti di questo povero asino. Ecco come vanno le cose. Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche, cioè le piaghe che si formavano a seguito di queste bastonate, le piaghe ovviamente sulle zampe. Anch'esso, quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate mentre lo battevano che sembrava dicesse non più, non più. Ma ora gli occhi se li mangiano i cani. E adesso se ne ride dei colpi delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio. Qui, in queste righe, diciamo dal 264-269, sono righe molto importanti perché Malpelo, in questo caso attraverso un discorso diretto, no? Sta parlando al suo amico Ranocchio, gli sta impartendo, ecco, diciamo, questa lezione di vita. Rosso racconta al suo amico come lui la pensa sul mondo, una sua filosofia, che diciamo, per quanto grezza, qui ha raggiunto una sua organicità. Già alle righe 137-140, quindi andate a recuperare la prima parte della video lezione, Rosso aveva espresso delle idee di questo tenore. Quindi delle idee ultramaterialistiche. La vita, secondo Malpelo, è solo dolore. La morte è un sollievo. Ma non perché ci sia un paradiso, ci sia una prospettiva ultraterrena, e questo lo capiremo meglio anche tra poco, perché ci sarà, ecco, una riflessione anche su questo, su una eventuale vita ultraterrena, in cui ovviamente Rosso non crede. La morte è un sollievo perché coincide con la fine delle sofferenze. Quindi l'asino grigio, adesso che è morto, se ne sta lì beato perché il suo cadavere, certo, viene spolpato dai cani, ma lui non sente più alcun dolore, come invece, no, quel dolore fortissimo, ripetuto per tutta la vita, che aveva sempre sentito mentre era in vita perché un giorno sì, l'altro pure, veniva bastonato in miniera. E Rosso Malpelo, vedremo al fine del racconto, applica questa idea a se stesso, decidendo a un certo punto di inabissarsi nel regno dei morti, smettendo così di soffrire e ricongiungendosi così idealmente al padre, morto anche lui, perso, diciamo così, nella miniera, anche se poi appunto abbiamo visto che il suo corpo era stato ritrovato. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio, no? Conclusione lapidaria che tra l'altro Berger riprende addirittura dei tragediografi greci, Sofocle, V secolo a.C., è un'espressione anche che si trova in realtà nel Vangelo, riferita a Giuda Iscariota, ovviamente al suo, no, il grande traditore di Gesù. Se non fosse mai nato sarebbe stato meglio, e che appunto è una riflessione amarissima sul dolore che permea l'esistenza umana. E quindi non nascere sarebbe stata la migliore soluzione per l'asino, ma Rosso Malpelo sta parlando indirettamente di tutti, eh? È una riflessione universale la sua, non solo degli animali, ma per tutti, e non solo per gli animali sfortunati come gli asini costretti a lavorare in queste miniere. La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa. Ecco, notiamo ancora, si ritorna sulla descrizione lunare del paesaggio della sciara, che ben, no? Quindi, si presta a un collegamento, diciamo, con ciò che c'è sotto la sciara, un mondo nero, infero, mondo dei morti, senza un grillo che vi trillasse, la sciara è un mondo senza vita, senza un uccello che venisse a cantarci, non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte, verso la valle, tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane e era uscito con i capelli bianchi, e un altro, cui si era spenta la candela, aveva invano gridato aiuto per anni ed anni. Egli solo odio le sue stesse grida, diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva.
Malpelo trasale, lui che appunto non sembra avere paura di nulla, però in realtà dentro di sé trasale, cioè si preoccupa e è inquietato dall'idea di perdersi nella miniera. Sa che qualcuno addirittura sì, era forse morto, ma non si era mai ritrovato il corpo, a differenza del corpo del padre, che alla fine almeno era stato ritrovato. Malpelo era venuto a sapere storie di altri lavoratori come lui che addirittura si erano persi. E la faccenda lo inquieta molto, anche se vedremo che Malpelo deciderà per se stesso proprio questo destino, quello di perdersi nella miniera. Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura di andare, ma io sono Malpelo e se non torno più, nessuno mi cercherà. Ecco qui una profezia, no? Cioè, nel senso che Malpelo qui evidentemente sta già progettando il suo piano, di fatto suicida, di perdersi nella miniera, e lo esprime a parole. Un'allusione appunto profetica al suo stesso destino. Pure durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara e la campagna circostante era nera anch'essa come la lava. Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, provviso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella lunare dell'alto. Perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille e la campagna si disegna qua e là vagamente. Perché allora la sciara sembra più bella ed isolata. Uno squarcio notturno in cui ancora vedremo c'è un'altra importante riflessione di Malpelo, in questo caso votata all'aldilà. A cosa c'è? Cosa ci potrebbe essere dopo la morte? Uno scenario notturno estivo, il paesaggio fuori dalla sciara e fuori e al di sopra della miniera è sempre un paesaggio comunque anche di notte. Che è un paesaggio idillico, con questa luna che illumina la notte e con il mare che riflette la luce delle stelle. Il mare ovviamente che si vedeva lontano, no, all'orizzonte. Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, pensava Malpelo, dovrebbe essere buio sempre e dappertutto. La civetta strideva sulla sciara e ramingava, cioè vagava, di qua e di là. E pensava, anche la civetta sente i morti che sono qua sotterra e si dispera perché non può andare a trovarli. Quasi martellante, no? Appunto la riflessione di Malpelo sul fatto che la miniera è il mondo dei morti. Infatti c'è anche la civetta che è un animale morto, un uccello mortuario. Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli. Pure il pipistrello anche è un animale che almeno la nostra cultura associa sicuramente alla morte. Ma il rosso, un animale lugubre, siamo a Dracula, che è di Bram Stoker, ma il rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve avere paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di essere mangiate. E quindi c'è ancora una riflessione, si ritorna alla sequenza precedente, no? Quando i due erano davanti all'asino grigio, morto e spolpato dai cani. Tu eri avvezzo a lavorare sui tetti come i gatti, gli diceva, e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti tocca vivere sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, dei pipistrelli che sono tutti letti con le ali. Quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti. Ranocchio invece provava una tale compiacenza, spiegandogli quelli che ci stessero a fare le stelle lassù in alto, e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni e non hanno dato dispiacere ai loro genitori. Ecco, in questo scenario notturno, i due sono sdraiati dopo una lunga giornata di lavoro. E al momento del riposo, prima di dormire, si lasciano andare appunto entrambi a queste riflessioni sull'aldilà, perché lo spunto sono le stelle, no, che brillano nel cielo e che abbiamo visto, no, Malpelo quasi un po' infastidito dalle stelle, perché lui è appunto abituato al buio e dovrebbe esserci soltanto buio al mondo. E invece Ranocchio da quelle stelle è attratto. Perché gli era stato detto che fra le stelle lassù in alto vanno i morti dopo che sono stati buoni e non hanno dato dispiacere ai loro genitori. Chi te l'ha detto? Domandava Malpelo. E Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. Allora Malpelo si grattava il capo e sorridendo gli faceva un certo verso da modellaccio malizioso che la Salunga. Tua madre ti dice così perché invece dei calzoni tu dovresti portare la gonnella. E dopo averci pensato un po', mio padre era buono, non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano bestie. Invece era sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui.
che ho indosso io. Appunto, questa riflessione ci fa capire che Maltello si è chiamato fuori rispetto a qualunque prospettiva trascendente. Per lui la morte, ripetiamo, è un sollievo, ma soltanto perché pone fine ai dolori, non certo perché comporta un possibile riscatto in un paradiso, che secondo Maltello non c'è, e perché non c'è? Perché il suo ragionamento lineare gli fa pensare che suo padre era buono, e in effetti così era descritto, e così era ritenuto anche fin troppo buono, no? Così era ritenuto anche dai compagni della miniera, anche dal padrone della miniera, diciamo, che gli aveva affidato quel lavoro pericolosissimo perché sapeva che Mastro Misciu non gli avrebbe detto di no. Quindi mio padre era buono, non faceva male a nessuno, ma non è tra le stelle, perché è finito là sotto nella miniera e poi l'hanno pure ritrovato, no? Hanno trovato il suo corpo insieme alle scarpe e ai calzoni. E quindi è una riflessione molto amara, ma che ci fa capire appunto con cui Ranocchio, scusate, Maltello ribadisce il suo materialismo, ecco, che quindi non accoglie nessuna prospettiva trascendente. Da lì a poco Ranocchio, il quale deprime da qualche tempo, si ammalò, in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcino bagnato. Alla riga 312, Ranocchio, che già soffriva comunque di salute malferma, ricordiamo che il soprannome gli era stato affibbiato dopo che si era lussato un femore, e quindi era diventato praticamente zoppo, si ammala, probabilmente di malaria, lo capiamo dalla febbre, no? Che ogni sera al termine della giornata lavorativa lo aggrediva. Un operaio disse che quel ragazzo non avrebbe fatto osso duro a quel mestiere e che per lavorare in una miniera, senza lasciargli la pelle, bisognava nascervi. Come sempre, i lavoranti della miniera sono spietati, crudeli, davanti alla malattia di Ranocchio non vanno molto più sottili e dicono: questo ragazzo qui a breve ci lascerà le penne perché non era abituato a lavorare nella miniera. Lui non c'era nato, infatti ricordiamoci che quando il personaggio di Ranocchio è stato presentato nella prima parte della storia, la riga 113, si era detto che Ranocchio infatti lavorava sui ponteggi lui, prima di lussarsi il femore e poi quindi di essere inviato a lavorare nelle cave di Rena. Quindi non era stato il suo mestiere sin dalla nascita, e quindi era destinato a fare una brutta fine, e quella malattia ne era la prova provata. Maltello allora si sentiva orgoglioso di esserci nato e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana e con tutti quegli stenti. E si caricava Ranocchio sulle spalle e gli faceva animo, cioè gli dava coraggio alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue. Allora Maltello, spaventato, si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non aveva potuto fargli poi un gran male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena con un sasso. Anzi, l'operaio presente gli sferrò un gran calcio sulle spalle, un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Maltello non si mosse. E soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato aggiunse: lo vedi, non mi ha fatto nulla. E ha picchiato più forte di me, ti giuro. Ranocchio sta per morire, lo capiamo perché appunto non solo ha la febbre, ma poi addirittura dei conati, diciamo, di sbocchi di sangue dalla bocca. Quindi malaria, poi anche forse questo dettaglio del sangue che gli fuoriusciva dalla bocca, un indizio di un'altra gravissima malattia che colpiva nelle aree malsane dell'Italia di fine 800, la tubercolosi, tutte malattie letali, infatti Ranocchio è destinato a morire di lì a poco. Notiamo l'affetto fraterno che Maltello prova nei confronti di Ranocchio. È vero che lo sbuco di sangue era stato procurato da un colpo che Maltello aveva dato al suo amico sul dorso, ma in realtà appunto il colpo non c'entrava con, diciamo, la conseguenza. Ranocchio era malato, ovviamente di tubercolosi, per questo aveva avuto questa reazione somatica,
Però ecco, notiamo l'affetto fraterno che si manifesta nello spavento che Malpelo prova davanti a quella scena. No, giura di non averlo colpito forte, addirittura si autocolpisce, poi si fa colpire da un operaio per dimostrargli che lo sbocco di sangue, appunto, sì, lui l'aveva colpito sulla schiena, ma che non aveva potuto fargli del male. Intanto Ranocchio non guariva e seguitava a sputare sangue, appunto, che evidentemente era un sintomo della sua patologia, e ad avere la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana per comprargli del vino della minestra calda e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. E attenzione che qui, questo gesto di offrire i calzoni quasi nuovi sono i calzoni del padre, eh? Quindi, un'amicizia fraterna di Rosso per Ranocchio, quasi un'amicizia di un, quasi più che un'amicizia, è un sentimento di un padre nei confronti del figlio, con questo gesto di donare i calzoni. E del resto dicevamo, no, appunto, l'abbiamo detto anche prima, quando Malpelo ripensava al padre, veramente Malpelo è praticamente l'unico personaggio in tutta questa storia capace di effetti autentici e disinteressati. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava soffocasse. La sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo, cioè il tremito della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendo dinanzi la fiammata. Rimedi che ovviamente non servivano a nulla, no? Cioè, però che dimostrano sempre l'affetto di Malpelo, che provava a coprire in tutti i modi, metterlo davanti al fuoco. Ovviamente la febbre dovuta a tubercolosi o malaria non se ne poteva andare in questo modo. Malpelo se ne stava zitto e immobile, chino su di lui, con le mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati. Andiamo avanti. Quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come quello dell'asino grigio, allorché ansava e finito sotto il carico nel salire la viottola, e gli borbottava: «È meglio che tu crepi presto. Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi». Una delle ultime battute di Malpelo, notiamo che si ricollega alla prima che Malpelo aveva, alla prima battuta proprio che aveva espresso nel racconto, alla riga 95. In quel caso era riferito all'asino, ecco, aveva espresso lo stesso concetto rivolto all'asino, mentre lo bastonava, diceva: «È meglio che tu crepi presto, così non dovrai più soffrire tutte queste bastonate». E quest'ultima battuta, pronunciata da Matteo, non è proprio l'ultima, ma insomma una delle ultime, quasi identica quindi alla prima battuta pronunciata da Matteo, ancora una volta ribadisce il concetto della morte come fine di ogni sofferenza. Malpelo ha capito che Ranocchio è destinato alla morte, e allora che muoia presto, così si libererà da tutte queste sofferenze. E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo a quel ragazzo, bisognava sorvegliarlo. Ovviamente, come al solito, i lavoranti della cava non capiscono il sentimento dell'affetto e quindi credono che addirittura Malpelo possa giungere al punto di seviziare talmente tanto quel suo compare da ucciderlo. Magari per porre fine appunto alle sofferenze con un omicidio, ma Malpelo sicuramente non era intenzionato a fare questo. Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, il padrone se ne lavò le mani perché lo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò delle stesse di casa e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua. Sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano 10 lire alla settimana. E ancora una volta lo straniamento, anche qui alle righe 343-44, come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano 10 lire alla settimana. Tra l'altro, questa espressione, il bambino che guadagna 10 lire alla settimana, è presa direttamente da Berga dall'inchiesta in Sicilia di Franchetti Sonnino. Questa inchiesta sociologica, pubblicata nel 1877, l'anno prima, quindi della prima stesura di Rosso Malpelo. In quella inchiesta in Sicilia, i due autori, i due sociologi Franchetti e Sonnino, avevano documentato il fatto che 10 lire alla settimana era lo stipendio che i ragazzi più grandi e forti si guadagnavano nelle miniere di rena siciliane. Okay? Ma lo straniamento in cosa consiste? Beh, lo straniamento evidentemente consiste nel fatto che sostanzialmente, il
Il narratore popolare considera strano il pianto della madre per un figlio morente e che quindi ormai non è più produttivo. Sua madre piangeva, cioè la madre di Ranocchio piangeva, si disperava, come se stesse perdendo un figlio che era capace di portare a casa 10 lire alla settimana, quindi lo stipendio più alto. Straniamento, ancora una volta dovuto al fatto che ovviamente il lettore, che si pone su un piano culturale nettamente più alto rispetto al narratore, coglie chiaramente che la madre di Ranocchio piange semplicemente perché sa che sta perdendo un figlio, e non importa se quel figlio era già in effetti un po' malandato, un po' zoppo e certamente non poteva guadagnare 10 lire a settimana, che era lo stipendio riservato ai ragazzi più forti che quindi lavoravano meglio, no? Di più. Cotesto non arrivava a comprenderlo malpelo. E domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da 2 mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Dicevamo che Malpelo, che pure abbiamo visto, no? Un personaggio capace, l'unico personaggio del racconto, praticamente capace di mostrare affetti, sentimenti, però è vissuto nella cava per tutta la vita e quindi ha finito comunque per introiettare questa mentalità dei lavoratori della cava, una mentalità appunto quasi ossessivamente votata al profitto. E quindi non capisce in effetti neanche lui come mai la madre pianga così tanto per Ranocchio. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta, sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Ormai Ranocchio è andato anche di testa, nel senso è agli ultimi, non sta delirando prima di morire. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliolo era sempre stato debole e malaticcio e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai, cioè che non si svezzano mai. Egli invece era stato sano e robusto ed era malpelo e sua madre non aveva mai pianto per lui perché non aveva mai avuto timore di perderlo. In questa, che è una delle ultime riflessioni di Rosso Malpelo, almanaccare significa proprio pensare, no? Ipotizzare, congetturare, supporre. In questa, che è una delle ultime riflessioni, Rosso giunge a una conclusione su uno dei suoi grandi perché, cioè perché sua madre non l'aveva mai considerato in vita. E si dà questa spiegazione. Rosso ritiene l'esclusione affettiva dei suoi parenti, soprattutto di sua madre, anche di sua sorella, una conseguenza del suo ottimo stato di salute. Lui era sempre stato bene, era sempre stato sano, robusto, ecco perché sua madre non aveva mai pianto per lui e, cioè, che significa in senso più esteso, non aveva mai provato affetto per lui, perché non c'era mai stato timore di perderlo. Poco dopo, alla cava, dissero che Ranocchio era morto ed egli pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo si era asciugati i suoi dopo che Mastro Misciu era morto e adesso si era maritata un'altra volta ed era andata a stare a Cifalì, cioè in una località vicino Catania, con la figliuola maritata e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla e a lui nemmeno, che quando sarebbe venuto come il grigio, come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. Rosso Malpelo è stato completamente abbandonato dai suoi familiari. La madre si è risposata, sempre nell'ottica materialistica. Evidentemente la madre aveva bisogno di un nuovo compagno per sopravvivere e quindi si era asciugata i suoi occhi per la morte di Mastro Misciu e si era maritata. Era andata a stare con la figlia, che a sua volta si era sposata già da tempo, e avevano veramente abbandonato il povero Rosso a se stesso. Se lo battevano, cioè se picchiavano Malpelo, a loro, alla madre e alla sorella, non importava più nulla, e a lui nemmeno. Che quando sarebbe venuto come il grigio come Ranocchio non avrebbe sentito più nulla. Discorso di diretto libero, il pensiero qui espresso è quello di Malpelo che sta maturando un'idea di fatto suicida, no? Andare incontro alla morte per non soffrire più. E come l'asino grigio, come Ranocchio. Privo del suo corpo, privo della sua materia, non c'è più niente, quindi non potrebbe più soffrire così Malpelo.
Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non si era mai visto e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano che fra di loro che era scappato dalla prigione e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Entra in scena l'ultimo personaggio, ma per poche righe, tra l'altro, l'ultimo personaggio secondario della novella, questo evaso. È un evaso, cioè una persona appunto scappata di prigione che si era messa a cercare lavoro, aveva trovato lavoro nella cava di Reina dove lavorava anche Malpelo. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri e i malarnesi come lui e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Questo evaso, un po' come Ranocchio, è un oppresso. Diciamo che in questo racconto ci sono tanti personaggi, troverete anche sul vostro libro, poi nel commento, a pagina 198, una decina sono i personaggi che ruotano in questa storia, che del resto è anche abbastanza lunga, no? Come abbiamo notato, adesso sta finendo. Ma si possono dividere abbastanza nettamente in due categorie. Ci sono gli oppressori di Malpelo, forti, e i deboli, che sono gli oppressi, al pari di Malpelo, ovviamente, che anche lui è oppresso, no? E quindi Mastro Misciu, l'asino, se vogliamo mettere anche un animale, Ranocchio e l'evaso, sono degli oppressi. Dall'altra parte ci sono i personaggi oppressori, no? I familiari di Rosso, la madre e la sorella, il padrone della cava, l'ingegnere che compare nella prima parte del racconto. Questo evaso è un oppresso come Malpelo ed è per questo un diverso, no? Ed è per questo che Malpelo prova una malsana curiosità per quell'uomo. Dopo poche settimane, però, il fuggitivo dichiarò chiaro tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa. E piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, che la prigione in confronto era un paradiso e preferiva tornarci con i suoi piedi. Allora, perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? Domandò Malpelo. Perché non sono Malpelo come te, rispose lo sciancato, che ricordiamoci un operaio della cava, un altro oppressore. Ma non temere, che tu ci andrai e ci lascerai le ossa. Ecco, propriamente l'ultima battuta pronunciata da Malpelo è questa, no? Perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? Perché Malpelo ha visto che l'evaso, comparso per un po' di tempo, è scomparso nuovamente, probabilmente tornato in prigione, dove diceva si stava meglio che nella cava. L'ultimo discorso diretto della novella, invece, è una battuta dello sciancato, un oppressore. Perché era un personaggio che aveva tormentato anche il padre di Malpelo nella prima parte della storia. Non temere che tu ci andrai e ci lascerai le ossa. L'ultima battuta è ancora una volta una battuta visionaria, cioè che allude alla fine del racconto e alla fine di Malpelo. Lo sciancato infatti dice: tu, Malpelo, ci lascerai le ossa nella cava. Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Inizia quindi le ultime righe del racconto, la descrizione della morte di Malpelo. Una morte, vedremo, che assume quasi una dimensione mitica. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra verso la valle, e se la cosa andava bene si sarebbe risparmiato una buona metà di manodopera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più, sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo per tutto l'oro del mondo. Dunque c'è un lavoro molto pericoloso da fare. Un lavoro, tra l'altro, abbastanza simile a quello che aveva fatto il padre, per cui poi il padre era morto. Bisognava, diciamo, scavare tendenzialmente un nuovo cunicolo, un lavoro molto rischioso perché c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. E dobbiamo immaginarci che le miniere erano molto estese, c'era tutto questo intrico di cunicoli. Ovviamente non mappati, poi figurarsi era completamente buio, quindi il rischio di perdersi in effetti c'era. Quindi nessun padre di famiglia voleva fare questo lavoro, né avrebbe permesso che un figlio, padre di famiglia, non avrebbe permesso che suo figlio avesse fatto quel lavoro. Malpelo invece non ha un padre, non ha più nessun familiare, è stato abbandonato a se stesso, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, seppure la sua pelle valeva tanto. Sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne, cioè si ricordò del minatore, il quale si era smarrito da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ecco il destino finale di Malpelo, un destino ovviamente di morte, un destino che si ricollega
alle leggende che Valpelo aveva sentito su lavoratori del passato della cava che si erano persi nella cava stessa, soprattutto leggende rievocate ancora quando parlava con Ranocchio nel 1275-76. Ma non disse nulla. Quindi quando gli propongono il lavoro, Malpelo per un attimo ripensa a quelle leggende che lo avevano tanto turbato, inquietato, ma non disse nulla. Ecco, non pronuncia più nessuna battuta, Malpelo, prima di morire. Il rifiuto della comunicazione sociale è segno della sfiducia ormai di Malpelo nei confronti del mondo. Non dice nulla e accetta il suo destino. Del resto, a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino e se ne andò. Né più si seppe nulla di lui. E finalmente così Malpelo si ricongiunge idealmente al padre, in questo mondo infernale, in questo mondo mortuario della cava. Così si persero persino le ossa di Malpelo. La differenza è che di Malpelo, a quanto si dice, il cadavere non venne mai trovato. E i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, che hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. E così termina la storia. No, anzitutto c'è una struttura circolare di fatto, perché la storia è iniziata con la morte di Michu, anche se è descritta in Analessi, e alla fine, quindi invece il racconto narra la morte di Malpelo. Anche se non è propriamente una morte, no? È diciamo una morte sì, che assume un carattere di dimensione mitica. Come un eroe epico, Malpelo si addentra nelle viscere della terra e il suo corpo non viene mai ritrovato. Tant'è che appunto. Poi i ragazzi della cava, ancora generazioni dopo, parlano di Malpelo, no? Di un possibile fantasma che si aggirerà nella cava. Questo racconto che abbiamo letto, abbastanza lungo, abbastanza articolato, quindi saranno due video lezioni che in effetti forse sono abbastanza lunghe, però poi riservo un'ulteriore video lezione, un approfondimento invece, diciamo, sui Carusi, cioè il nome che avevano questi poveri lavoratori nelle miniere siciliane, che costretti a lavorare anche 12-14 ore, quindi è un discorso, un approfondimento, poi vedremo anche di cittadinanza, no, sul tema del lavoro. E per chiudere possiamo dire che Rosso Malpelo, trovate anche nel commento, nel testo che avete sul vostro libro, pagina 197, chiaramente è un racconto che vuole far sì che il lettore si commuova e si indigni per l'ingiustizia che gli viene descritta. Verga prende spunto dalle terribili condizioni di lavoro dei minorenni che erano state portate all'attenzione dell'opinione pubblica nel 1877, appunto con questa inchiesta in Sicilia di Fracchetti e Sonnino, questo reportage giornalistico sociologico. E sappiamo anche che pochi anni dopo quella pubblicazione dell'inchiesta in Sicilia, il Parlamento italiano, del Regno d'Italia ovviamente, aveva varato delle proposte, stava pensando, delle proposte di legge volte a limitare e a regolamentare il lavoro minorile. Quindi, per quanto Verga, e questo avevamo detto, non fu mai in effetti uno scrittore impegnato in politica, un conservatore, lui era convinto che la letteratura poi non potesse granché cambiare la situazione, lo stato delle cose, però Rosso Malpelo è certamente anche un racconto politico, una presa di posizione netta e chiara su una questione socialmente cruciale. E quindi lo scopo di questo racconto è sicuramente far indignare il lettore, ecco, davanti alle condizioni di vita veramente disumane di questi ragazzini, ricorrendo alle tecniche comunque veriste. Quindi Verga non prende posizione direttamente, ma lo fa ricorrendo appunto allo straniamento, soprattutto e anche al principio, diciamo, narrativo, alla tecnica narrativa della regressione. E c'è da dire che un'ultima cosa che si può sottolineare è il fatto che sia un racconto di fatto di denuncia incentrato sull'età dell'infanzia. Prima di Verga, sostanzialmente, almeno per quanto riguarda direi la letteratura italiana, c'era il mito letterario dell'infanzia, no? Come età innocente, favolosa, pensiamo anche a Leopardi, banalmente, nelle sue riflessioni sul pessimismo storico. Ecco, questo mito letterario dell'infanzia, come età innocente, favolosa, tipico, mito tipico della nostra letteratura, è rovesciato qui in Verga per la prima volta nella rappresentazione di una realtà cruda e violenta, di fatica, di miseria, di sfruttamento, di sopraffazione.
Malpelo, infatti, lo capiamo, lavora in questa miniera fin da piccolo, in condizioni spaventose, disumane, e quindi il tema dell'infanzia, così caro alla tradizione letteraria nella sua dimensione mitica, è qui completamente stravolto. Al mito dell'infanzia, come età idillica e ingenua, regno della fantasia, dei sentimenti, della comunione magari anche con la natura, no? Qui fa riscontro il tremendo ritratto di un'infanzia devastata, abbruttita dalla fatica e dalla miseria, priva di affetti, oggetto di sfruttamento e di sopraffazione. Il mondo di Malpelo, che è soltanto un ragazzino, è dominato dalla bruta legge della forza. Vince chi picchia di più, vince chi guadagna di più. I deboli, gli ingenui, i buoni sono destinati a soccombere e Malpelo, abbiamo visto, ha comunque assimilato questa mentalità perché ci è vissuto per tutta la vita. Nessuno muove obiezioni davanti a questa brutale legge del più forte, ma mentre i familiari, i colleghi, i lavoratori di Malpelo vivono questa legge in modo normale, passivo, Malpelo ci pensa su, ne prende consapevolezza e ricava dalla propria aspra esperienza una desolata filosofia che abbiamo cercato di mettere in evidenza. Però è molto importante, ecco, questo discorso sull'infanzia, cioè Verga è il primo autore della nostra letteratura che rovescia completamente il mito letterario dell'infanzia come età idillica e ingenua. Bene, chiudiamo qui anche perché sicuramente ci siamo dilungati parecchio per questa video lezione, poi proseguiremo, ripeto, magari con un approfondimento sulla figura di Causi e anche un approfondimento, mi sta venendo in mente, di storia dell'arte, un collegamento, no, di storia dell'arte, perché so che avete fatto bene in storia dell'arte gli spaccapietre di Courbet, che è un'opera ovviamente precedente di parecchi anni, circa 40 anni, a Rosso Malpelo, ma si presta bene appunto per un collegamento interdisciplinare. Ringrazio per l'attenzione per il momento, alla prossima.